Domenica mattina andremo con 130 ragazzi che vengono da Sassuolo, hanno partecipato al processo, questo professore ha organizzato questi due pullman, ci troveremo al cimitero monumentale per andare a portare insieme a questi ragazzi che arriveranno con questa maglia, con il volto di Lea, un fiore nella tomba dove oggi riposa Lea. E una cosa importante, la mafia si nutre anche dell'indifferenza. Lea Garofalo, la famiglia Cosco, viveva qui in Viale Montello 6. Parliamo degli anni 90, nessuno sapeva, nessuno vedeva, nessuno parlava. Non ci dovranno mai più essere in questo paese altre Lea. E da lì la nostra responsabilità di cittadini, di cittadinanza attiva, perché la voce della denuncia può essere anche quella di persone che sono intorno, che accompagnano, che danno forza. E questa è anche la responsabilità di una città, di star vicino a chi vive situazioni faticose. Viale Montello racconta anche una storia di una presenza dell''ndrangheta che era stata molto sottovalutata anche dalle istituzioni. E a proposito di semi e di ragazzi che sentono già dentro questa bellezza di una storia di coraggio, lascio la parola a Nicole dell'Istituto della Scuola Media di Mediglia. Lea, pensavano di cancellarti per sempre dalla faccia della terra, convinti che tu non contassi niente, che potevano schiacciare non solo la tua vita, ma anche il tuo ricordo. Non ci sono riusciti. È vero, non possiamo più vederti, ma la tua forza, il tuo desiderio di felicità, la tua scelta di libertà ed i tuoi ideali sono qui, in mezzo a noi, forti come allora, perché il tuo esempio vive e continuerà ancora nel cuore di chi ascolta la tua storia. Grazie, Lea. Se noi vediamo, sentiamo e parliamo è perché tu e tua figlia Denise ce l'avete insegnato. Grazie Nicole. E adesso Andrea, un ricordo per Celestino. Chiedo ad Antonino Fava di venire qui vicino a me. Celestino, 22 anni. Avevi un sogno, lo hai scritto su un quaderno di scuola. Volevi comprare una macchina come quella di Schumacher e venire a Milano a lavorare. Per questo motivo non avevi accettato il lavoro a Bova e quella mattina eri a casa. Invece non hai potuto vivere la vita che avevi sognato. Non ci sono più sentite le note del tuo sassofono nella banda Città di Palizzi e neanche le tue risate. Amavi la vita, ti sei però trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Per te, Celestino Fava, non c'è ancora giustizia né verità. Per questo è importante ricordare, perché dove non arriva la giustizia, deve arrivare la memoria. Una memoria viva e responsabile che arrivi fino al cuore e che ricordi a tutti di impegnarci di più. Bravissimo, bravissimo. E noi li ricordiamo con la vita. Grazie, grazie Andrea, grazie Nicole, grazie soprattutto al lavoro prezioso e straordinario che da sempre le insegnanti di Mediglia fanno insieme a voi.